No, a dispiacere no, perché si risparmiava lui e noi accendavamo e non succedeva niente, perché abbiamo una piazza immensa. Perché è brutto fare il carabiniere, secondo te? È perché arresta le persone e non mi piace un dolore. Il 17 gennaio, nel giorno di Sant'Antonio, a Napoli è tradizione per i ragazzini fare grandi e pericolosi falò in strada. Nel tentativo di appiccare uno dei falò in Piazza Mercato, gli squignizi del posto hanno lanciato pietre ai carabinieri. Alcuni giorni dopo, i ragazzi hanno deciso di chiedere scuse ai carabinieri, anche se difendono la tradizione dei fuochi. Fa un effetto strano, anche se sono quasi abituato, perché lavorando qui li vedo quasi tutti i giorni, quindi fa strano dal fatto che comunque sono venuti qua per chiedere scusa, tra virgolette, anche se a me non servivano personalmente, perché domani avrei riso e scherzato come sempre con loro. Il rapporto resta un rapporto conflittuale o sereno? Sempre stato sereno, il conflitto non l'ho mai avuto con nessuno, a prescindere. No, a dispiacere no, perché si risparmiava lui e noi accendavamo e non succedeva niente, perché abbiamo una piazza immensa. No, vabbè, si è fatto male, come? Scusa. Insomma, tu comunque lo rifaresti, se è fatto male è colpa sua, dici tu. Io lo farei perché donne, cioè, noi tutti i bambini, dopo tutto quello che abbiamo fatto per raccogliere la legna, cosa, ci abbiamo preso anche un po' a collera. È un mestiere che non mi piace proprio. Perché è brutto fare il carabiniere, secondo È perché arresta le persone, non mi piace, è un dolore, perché ho visto i miei familiari che venivano arrestati, non mi piace. No, se ce lo fanno accendere. Succede sempre questo, cioè, noi cerchiamo di accendere perché non fa niente qua, l'hanno acceso tutti i quartieri perché noi no. Se lei dovesse fare una scala di priorità in un territorio come questo, dove i fenomeni criminali sono davvero tantissimi, quanto è importante in una gerarchia criminale un rogo come quello che si è provato a fermare, che si è fermato l'altra sera? Quello è sicuramente un fenomeno che a noi ha destato particolare preoccupazione, poiché se quei roghi non vengono tenuti sotto stretto controllo, potrebbero sfociare in incendi ben più, di più vasta proporzione. Loro scrivono baby gang, noi facciamo niente di male. Ci dispiace anche a noi perché un ragazzo è bravo, cammina e voi per dietro la coltellate, no? Vedetevi come ragazzi come voi. Secondo te non è un fatto molto da vigliacchi questo fatto che vai da dietro No, loro l'hanno intanto? fatto a vigliacchi perché vengono come. Venite dai ragazzi come voi che se la sanno vedere, no? Dai ragazzi bravi. Insomma, l'anno prossimo la volete fare, sì o no? Sì. Se ci danno l'autorizzazione, se no succede di nuovo questo. C'è di nuovo qui. Se no sì. Purtroppo, loro questo. No, se non ci danno risposte. I motivi di sicurezza sono preminenti, però stiamo da un po' di tempo lavorando all'idea di coinvolgere un po' gli esperti di sicurezza, anche i vigili del fuoco, eccetera, per vedere di creare un perimetro di sicurezza e fare finalmente il falò nell'antica tradizione napoletana.